Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Shana Cartoon. Adesso andremo a continuare la serie del nostro bellissimo cartone. Vediamo quando andrà a finire questa storia. E allora, bando alle ciance, vi auguro buona visione. Ciao, a dopo, bacio. Come va? Perché sei venuta qui a rovinare la mia giornata con Daniel? Oh, mi metto in cuoricino. Allora, perché sei venuta qui a rovinare la mia giornata? Guarda che Daniel non è di tua proprietà, ma toglimi la corrida. Lui non ti ha mai detto che ti ama, vero? Beh, mi ha detto che mi vuole tanto bene. Volere bene non significa amare. E quindi, se lui non proverà questo, non sarà mai con te, non diventerà mai il tuo ragazzo. E poi tu non sai quanto io e Daniel ci volevamo bene in passato. Molto più bene quando tu pensi. Cosa c'è stato tra voi due in passato? Dimmelo! Ti prometto che prima o poi lo scoprirai. Quindi ancora non mi siete baciati per niente? Io per lui sono solo un'amica. Beh, dai, allora che stai aspettando? Perché non vai da lui adesso? No, ma se poi dopo lo disturbo, sta lavorando, cioè, non vorrei disturbarlo, lo sai. Ma dai, che lo disturbi? Ti vuole bene, no? Tranquilla. Già, hai ragione. Grazie, Sara, meno male che ci sei tu. Corro. Ok, sono arrivata. Ma aspetta un attimo. Che ci fa adesso lì con Daniel? Ciao, Daniel. Alessia, che ci fai qui? Con cui volevo parlare, tipo, un po' di noi. E anche su Valentina. Perché vuoi parlare di Valentina? Cosa vuoi da lei? Beh, vuoi soltanto sapere perché ci sei amico? Scusa, ma non penso siano affari tuoi. Se mia amica vuol dire perché mi è simpatica. Ma come fai ad essere amica di una persona così inutile? Ehi, bada come parli, capito? Lei è molto più brava di quello che tu pensi. Oh, Daniel. Io mi ricordo invece che in passato tenevi molto a me e non avresti mai risposto così. Che Il passato è passato. vuol dire passato è passato? Daniel! Oh, chi è ancora? Oh, ciao, Vale. Che fai qua? Ciao, spero di non disturbare. Dai, entra. Ok, grazie. Daniel, una domanda. Che c'è? Per caso, tu e Alessia, in passato, stavate insieme? Invece di pensare a queste stupidaggini, perché non mi lasci lavorare? Sono anche molto in ritardo, sinceramente. Non ho tempo per queste domande stupide. Ecco, era solo una domanda. Tranquillo. Se non vuoi rispondere, tranquillo, va bene. Scusa. Ora me ne vado. No, no, non andare via. Tranquilla. Non è successo niente. Ma soltanto che Alessia mi fa molto arrabbiare, quindi non voglio parlare di lei, ok? D'accordo. Beh, ora me ne vado da Sara, così magari sa darmi qualche consiglio. Vale! Io ero preoccupata, è da ieri che non voglio sapere più nulla di te. Che è successo? Dimmi! È successa una cosa che non ho detto del loro passato, ma non ci ho capito nulla. Forse davvero in passato non ho avuto una storia. Non è meglio magari che glielo chiedi tu personalmente se c'era una storia tra loro due a Daniel? Infatti è proprio quello che ho chiesto a lui. Gliel'ho chiesto, ma ecco, lui si è arrabbiato con me. È come se non voleva dirmi nulla della loro storia. Ma non mi ha dato una risposta, metto poi che non erano affari miei, dato comunque non sono la sua ragazza. Ora è meglio che vado a farmi una camminata per schiarirmi le idee. Per stare un po' da sola. Va bene, tesoro, a dopo. Ehi, Valentina. Chi è? Ciao, Vale. Ed è molto tempo che non ci vediamo. Come stai? Giorgio, che ci fai qui? Niente, passavo di qua e ti ho vista. Non penso altro che a te, lo sai. Ah sì? E adesso cosa pensi di fare? Fatti perdonare, ormai è troppo tardi. Vuoi solo dimostrarti che io sono cambiato ormai. Non chiedo tanto, almeno di prenderci un caffè insieme. Anche volendo io non posso, è chiaro? Perché? Sei fidanzata con qualcuno? O ti piace qualcun altro? Questi non sono affari tuoi, d'accordo? Ciao bro, ci sentiamo poi domani se sei libero. Ma che sta succedendo? Quello è Valentino. Sta con un ragazzo, chi è quello adesso? Dai, esci con me a prendere un caffè. Che ti costa?
Non sono dell'umore per prendere un caffè. Ti sta provando con Valentina? Ma come osa? Devo intervenire io. Allora, vieni, dai, fai un caffè insieme, dai, andiamo. Ancora insisti? Ehi, che succede qui? Ciao Daniel, no, niente, tranquillo, tutto a posto. Ma tu sei Daniel, lo youtuber famoso. Aspetta un attimo, ma non sarà con lui che comunque ti frequenti? Sì, esatto. E lei è la mia ragazza, quindi stagli lontano, capito? Non verrà a prendere il caffè con te. Ha detto sono la sua ragazza? Ma come? Oh, io non sapevo che tu eri fidanzata, non me l'hai detto. Potevi dirmi subito che eri fidanzata. Sì, infatti, anche io mi chiedo perché non te l'abbia detto. Scusate se io non sapevo che Daniel parlava questo sentimento per me. Perché me l'hai detto prima? Beh, a ogni modo adesso smamma, vattene via. Ok, tranquillo, calmati, me ne vado. Ciao. Ciao Valentina. Ciao Giorgio. Allora, chi cavolo era quello? Un tuo ex, per caso? Beh, ecco, più o meno. Quindi volevi andare da lui a prenderti il caffè, vero? No, assolutamente no. Non hai sentito che io non volevo né avere nulla a che fare con lui? Hai visto che lo stavo trattando pure male? Veramente quello che ho sentito io? E quando gli ho chiesto di andare a prendere il caffè, tu hai detto non sono dell'umore giusto a prendere un caffè. Quindi se eri per l'umore giusto, cioè andavi a prendere il caffè con lui. Ma che ne diresti allora se io saltassi con qualche altra ragazza? Con la mia ex, addirittura. Allora farò così di d'ora in poi. Anch'io parlerò con altre ragazze. Con delle mie ex. Oh, Daniel, davvero, non è successo nulla. Io non ti sarei mai andato lo stesso a prendere il caffè con lui. Non mi interessa di lui, veramente. Beh, comunque non mi importa, è la tua vita. La prossima volta non verrò qui a salvarti, dicendoti che sono il tuo ragazzo, così almeno lui si è andato via, e non ti ha disturbato più. Almeno così ci ha creduto e sei andato via. Però la prossima volta non sarò qui a salvarti, Cerca di salvarti anche da sola ogni tanto. Quindi era solo una bugia che non mi hai detto a lui che sono la tua ragazza. Sì, esatto. Lo sa che siamo soltanto amici. T'ho detto un migliaio di volte. Bene, allora sappi che non voglio il tuo aiuto quando sto in situazioni qui. E posso fare quello che voglio, dato che tu non sei il mio ragazzo, capito? Posso parlare con chi voglio. E non ho bisogno del tuo aiuto e nemmeno di essere protetta da te. Ciao, ci vediamo. Aspetta, Valentina, aspetta. Certe volte è davvero odioso. Come ho potuto farmi una cosa del genere? A dire una cosa del genere a me, sapendo cosa provo per lui. Ehi, Vale, qualcosa non va? Ma questa voce? Alessia! Cos'è che non va, Vale? Avanti, dimmi. Ho quasi l'impressione che tu già lo sappia. Ci hai spiato, vero? Sì. E non puoi immaginare quanto sono contenta? Perché non ti metti con quel ragazzo, Giorgio? Che dovrebbe essere il tuo ex, vero? Dai, secondo me siete perfetti l'una per l'altra. Certo, ti piacerebbe. Ma a proposito, avanti, dimmi. Voi due stavate insieme sì o no? Prima, avanti, vi sapete tutta la vostra storia. Beh, se proprio ci tieni tanto, dato che lui non te l'ha raccontato, te la racconto io. Sì, stavamo insieme in passato. Poi però lui, diciamo che era molto insopportabile e l'ho lasciato io. Quindi per questo lui litigava tanto con me. Era arrabbiato con me perché io l'ho lasciato. Per quello lui
dentro il suo cuore ama ancora me e non vuole stare con te. Per quello lui dice sempre che siete amici. Sapete perché lo dice? Per questo motivo qui, cara mia Valentina. Quindi ci sono io che ho le carte in mano e posso io riconquistarlo. Anzi, lui già è mio. Davvero che tu l'hai fatto anche arrabbiare? È ancora più facile tornare insieme a lui. Ma che cavolo dici? Davvero? Stavate insieme all'inizio e tu l'hai lasciato lui, tu l'hai lasciato lui. Ma te cosa ti aveva fatto? Te l'ho detto, aveva un carattere insopportabile prima, ma adesso è molto più maturato. Quindi adesso lo rivoglio. Lo rivuoi? Non è mica un oggetto che puoi prenderlo e buttarlo quando vuoi tu. Non parlare proprio di oggetti, dato che lui ti usa come un oggetto. Perché, sai, si diverte con te, che non fa vedere i suoi sentimenti come ti sei senza di me. Quindi non hai proprio nulla da lamentarti su di me, perché l'unico oggetto adesso che lui ha in mano sei tu. Beh, questo si vedrà se vorrà tornare con te. Vedremo se hai ragione tu oppure no. Che vinca la migliore, quindi. E che perde la peggiore? La sappiamo già chi è. E rieccoci qui. Spero che il video vi sia piaciuto. E se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate e condividete. E prima di chiudere il video, vedete i miei errori, perché li ho fatti. Ciao, allora, alla prossima, un bacio. Ciao, ciao. Semplicemente, no. Aspetta, com'era? Ma io che cazzo ne so, scusa. Quindi sarebbe... Scappa da mano, pinto di mano, di una bamba, che idiota. No, madonna, che idiota no. Senta. Come ho voluto fare bene? Cacchetto! Come ho voluto fare bene? Parla bene e usa l'educazione, chiaro? Non puoi immaginare come sono contento. What the fuck? E non puoi immaginare per quanto sono contenta. No.